Hazard, in originale The Duke of Hazard, è una serie televisiva americana ideata da Jai Waldron e prodotta dalla Warner Bros. Trasmessa dalla CBS dal 1979 al 1985 per un totale di 140 episodi divisi in 7 stagioni. In questo video scopriremo 11 curiosità su Hazard che sicuramente non conoscete, ma prima di andare avanti, per aiutare il canale a crescere sempre di più, ti invitiamo a mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna nuova uscita. The Duke of Hazard era ambientato nello stato del sud della Georgia. Seguiva le avventure dei due simpatici cugini Beau e Luke Duke, della sexy cugina Daisy e dello scorbutico zio Jesse. Sempre nei guai con la legge, scorazzavano per la contea su un bolide color arancio chiamato General Lee, che facevano dispetti al criminale locale, il rotondeggiante Boss Hogg. In Italia andò in onda su Canale 5 Italia 1, diventando un intramontabile cult, di cui vi riveliamo qualche curiosità che forse non conoscevate. Numero 1. Tom Wopat era la seconda scelta. Nel casting iniziale, il ruolo di Luke, uno dei due cugini Duke, doveva essere interpretato da Dennis Quaid. La cosa però non andò in porto, perché l'attore voleva che nel cast, per la parte di Daisy, fosse scritturata l'allora moglie PJ Souls, che però venne giudicata non adatta al ruolo per la parte della cugina Daisy. Infatti i produttori avevano in mente una ragazza che assomigliasse fisicamente a Dolly Parton, famosa cantante country, ma quando ai provini si presentò Catherine Bach, fu chiaro a tutti che la parte sarebbe stata assegnata a lei. Numero 2. Katharina Bach scelse il suo outfit. Daisy, inizialmente, avrebbe dovuto indossare un outfit totalmente differente, che comprendeva un dolce vita, una minigonna e stivali da cowboy, outfit che però, sin da subito, si capì non avrebbe funzionato. Katharina Bach allora propose che il suo personaggio indossasse degli short cortissimi, ma la censura del tempo non lo permetteva e per risolvere il problema, nonostante i 50 gradi all'ombra della caldissima contea, le fecero indossare un paio di collant super coprenti atti a contenere le sue forme. Il suo costume è poi diventato così iconico da essere esposto al Museo Smithsonian di Washington. Numero 3. Boss Hogg era magro. Sorrel Brooke, che interpretava il cattivo Boss Hogg, era un attore di teatro magro. Per far sembrare il suo personaggio più sgradevole, Brooke indossava una tuta da ciccione che lo faceva apparire più grasso e recitava con la testa inclinata per esaltare il doppio mento. Numero 4. Il generale Lee. Il generale Lee, l'autocolor arancio guidata dai cugini Duke, era la star dello show. Originariamente, i protagonisti avrebbero dovuto guidare una Plymouth, ma la scelta ricadde alla fine su una Dodger Charger del 69. Il suo nome si ispira alla figura del generale Robert Edward Lee, ufficiale dell'esercito confederato, e per questo sul tetto campeggia la bandiera sudista. Numero 5. I cugini che nessuno ricorda. Tom Wopat e John Schneider, rispettivamente interpreti di Luke e di Beau, non sono sempre stati i cugini Duke della serie. Tra la quarta e la quinta stagione, i due attori pretesero che la Warner pagasse loro le royalties sul merchandise e vennero prontamente rimpiazzati con un'altra coppia di cugini, Coy e Vance, grazie all'espediente narrativo di una fantomatica gara di NASCAR a cui i parenti più noti dovevano partecipare. Gli ascolti crollarono, lo studio pagò e gli interpreti originali tornarono. Non male per Schneider, semi-esordiente, che fece il provino travestito da cowboy mentendo sull'età. Aveva 18 anni, ne dichiarò 24. E sulle sue origini, non era del sud, bensì newyorkese. E per Wopat, ex marine pugile e cantante country che proveniva dalle soap, nonché inventore della scivolata sul cofano del generale Lee, adottato in tanti film d'azione. Numero 6. I pantaloncini di Daisy. I famosi pantaloncini tagliati che indossa sempre la bellissima Daisy sono diventati talmente popolari da guadagnarsi un nome,
Se in America li vuoi acquistare, basta chiedere semplicemente Daisy Duke. Numero 7. Generale Lee e collezionismo. Nella serie, il generale Lee è stato al centro di decine di inseguimenti, incidenti e scontri, tanto che la produzione distruggeva due modelli a episodio per un totale di 300 Charger demolite. Oggi sono solamente 17 quelle sopravvissute alla dura vita sul set. Numero 8. Salti del generale Lee. I salti che il generale Lee compie in ogni puntata sono talmente lunghi che per evitare che la macchina si ribaltasse in volo doveva essere appesantita nella parte posteriore. Numero 9. Vittima di abbandoni. Per esempio, Ben Jones, l'attore che interpretava il meccanico Cooter, lasciò lo show per due giorni perché voleva che il suo personaggio avesse la barba, ma la produzione rifiutò. Altro abbandono curioso fu quello di James Best, l'interprete dello sceriffo Roscoe. L'attore lasciò lo show per quattro puntate perché non aveva uno spogliatoio privato in cui cambiarsi. Numero 10. The Dukes, il cartone animato. La Warner Bros. Sfruttò la fenomenale popolarità del telefilm ideando una serie animata, The Dukes, prodotta da Hanna-Barbera e andata in onda nel 1983. La trama si sviluppava sulla traccia dei personaggi di Hazard e i cugini Duke per riscattare il ranch dello zio Jesse. Attraversavano il mondo cercando di vincere il primo premio di una gara automobilistica. Naturalmente Boss Hogg non mancava di boicottare ogni possibile successo, mirando a mettere le mani sulla proprietà. Dopo 20 puntate la serie fu chiusa. Numero 11. Merchandise bandito. Dal 2015, con le rivendicazioni del movimento antirazzista, dopo Via col vento, sotto accusa anche Hazard per via della bandiera confederata sfoggiata sul generale Lee. Per evitare ulteriori dissapori politici, la Warner ha deciso di non vendere più e non concedere in licenza i prodotti con la bandiera confederata. Dopo questa decisione, c'è stato un boom di vendite di generale Lee da parte dei collezionisti, che hanno deciso di acquistare gli ultimi prodotti in circolazione prima che diventassero introvabili. Amici di Serie TV Classic, anche per oggi è tutto, ma prima di lasciarci, conosci altre curiosità su The Duke of Hazard? Se sì, scrivilo sotto nei commenti e non dimenticare di mettere like al video, di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perdere nessuna nuova uscita.